Buonasera, naturalmente ben ritrovati a questo nuovo appuntamento della domenica con Nero su Bianco, servizio e curiosità nell'ambito del nostro programma che apriremo con un servizio da Cagli, dove in 100 persone si sono presentate per un concorso per esame da vigile urbano, ma nessuno di loro ha superato il concorso, ha superato in particolare la prova scritta. Poi andremo invece a Camerino per mostrarvi le immagini del torrone più lungo del mondo, iniziativa che si è svolta il giorno della Befana. A proposito di record, torneremo un po' indietro al 1 gennaio, quando un gruppo di avventurosi di San Benedetto del Tronto ha deciso di fare il primo bagno al mare, non era sicuramente caldissimo. Andremo poi invece a vedere che cosa sta accadendo attorno allo spot della regione Marche, che fa molto discutere per la presenza di Dustin Hoffman e soprattutto che ha determinato non poche critiche, addirittura anche Mina intervenuta a riguardo, vi racconteremo che cosa è accaduto. E poi, visto che ormai le feste si sono concluse, vi mostreremo le immagini dei ricordi più belli, in particolare in riferimento ai presepi e alla Befana, delle manifestazioni della Befana dello scorso 6 di gennaio. Come sempre, tanti servizi nell'ambito del nostro programma, ma apriamo con il messaggio promozionale del primo dei nostri sostenitori. Andiamo a trovare gli amici della Spa Marine di Terrazza Marconi a Senigallia. Vi mostriamo questo ambiente in un comfort davvero straordinario. Guardate le immagini. Un'esperienza unica per il ristoro del corpo e della mente. Benvenuti alla Spa Marine di Terrazza Marconi. Una struttura d'avanguardia unica nel territorio, dove attraverso un ampio ventaglio di tecniche multidisciplinari, quali i trattamenti talasso-estetici, trattamenti a base di alghe oceaniche, cromo-relax, i massaggi specifici, i trattamenti estetici mirati per il viso e per il corpo e altro ancora, si ritrovano la bellezza e il benessere, la linea e la forma fisica. Una filosofia, uno stile di vita, un concetto semplice e puro di benessere e di bellezza. Atmosfere evocative, spazi zen, programmi personalizzati per ritrovare equilibrio e distensione. Un'attenzione particolare è riservata alla cura del viso e del corpo, dove in perfetta armonia l'estetica moderna si sposa a concetti millenari di benessere e rispetto della persona. L'efficacia è garantita dall'alta qualità dei prodotti e dalla professionalità del team di Spa Marine. Cuore della Spa Marine è la Talasso Pool, una vasca di 25 metri quadrati con 8 postazioni di idromassaggio di ultimissima tecnologia. L'immersione in quest'acqua ricchissima di sali minerali ed oligoelementi marini a temperatura simile a quella corporea permette il recupero e il mantenimento del benessere globale dell'organismo umano. Personale specializzato della Spa Marine potrà prendersi cura di voi con un'ampia gamma di massaggi. Spa Marine ha inoltre un servizio esclusivo per i trattamenti viso e corpo. Infine, la Spa Marine di Terrazza Marconi cura tutti i particolari di bellezza per valorizzare il lato femminile e seducente di ogni donna. Spa Marine, all'interno del prestigioso hotel Terrazza Marconi, al centro del lungomare di Senigallia, proprio di fronte alla rotonda mare. Un'esperienza unica per il corpo e per la mente. E grazie ancora agli amici della Spa Marine di Terrazza Marconi di Senigallia. Promozione per il mese di gennaio, per tutto il mese di gennaio, 58 euro anziché 65, con la sicurezza di mandar via tossine, stress e sensazioni di benessere, invece per avere una pelle più sana e felice. Tutto questo alla Spa Marine di Terrazza Marconi. Adesso invece apriamo la nostra serie di servizi con Nero su Bianco. In apertura andiamo a vedere che cosa è accaduto a Cagli per un concorso da vigile urbano, dove si sono presentati 100 concorrenti, ma nessuno ha superato la prova scritta. Questa giacca di vigile urbano a Cagli deve essere molto ambita se più di 100 persone si sono presentate al concorso bandito dal comune quando un posto è rimasto vacante. Peccato che nessuno dei candidati è riuscito a superarlo. In pratica, nessuno ha raggiunto il punteggio minimo per essere ammesso alla prova pratica. Si trattava di un quiz a risposta multipla con 60 domande. Per ogni risposta giusta il candidato otteneva mezzo punto, per ogni risposta sbagliata invece venivano sottratti 0,25 punti. Il punteggio minimo era 21, soglia che nessuno ha saputo raggiungere. Le domande erano state preparate da una commissione composta da comandante della Polizia Municipale, segretario generale del Comune e uno psicologo dell'azienda sanitaria di Urbino. Il sindaco Patrizio Catena si è dimostrato comunque magnanimo. Magari si dovrebbero presentarsi un po' più preparati, magari no, anche i quesiti magari un po' più accessibili, perché io ho avuto modo
di prenderne visione, tuttavia devo dire che insomma erano abbastanza flessibili. Credo che magari se c'è qualcosa da rivedere, è da rivedere il metodo, per cui no, due risposte sbagliate non possono annullare anche quella giusta, per cui magari più che sulla qualità delle domande dico che bisognerebbe rivedere un po' il metodo per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi. Intanto si corre ai ripari. Verrà formato un consorzio intercomunale con i comuni vicini per migliorare il servizio di polizia municipale e solo allora, se ci sarà bisogno di più personale, verrà bandito un nuovo concorso, magari con domande più semplici. E da Cagli adesso invece ci trasferiamo a Camerino per mostrarvi le immagini di un vero e proprio Guinness, quello del torrone più lungo del mondo. Come ogni anno, tante persone si sono riversate nel centro storico di Camerino per vedere il torrone dei record snodarsi per le vie. Un torrone da Guinness dei primati. Quest'anno è stata raggiunta la lunghezza di 516 metri e 24 centimetri. Nonostante sia di alcuni metri inferiore rispetto allo scorso anno, Camerino detiene il titolo di capitale del dolce più goloso delle feste, visto che nessun'altra città ha superato il primato. Da Camerino ci spostiamo a San Benedetto del Tronto, torniamo indietro di una decina di giorni, quando il primo dell'anno un gruppo di avventurosi, un po' per tradizione, un po' per dimostrarti veramente forti, ha deciso di fare il bagno al mare. Chi fa il bagno il primo dell'anno lo fa tutto l'anno. No, non stiamo smaltendo i postumi di una serata in cui abbiamo alzato troppo il gomito, stiamo solo riportando il motto che meglio di ogni altro descrive la passione di questo gruppo attivo a San Benedetto del Tronto, che ha adottato un nome che la dice lunga sulla sua attività. Il gruppo infatti si chiama i Vichinghi. Del popolo nordico hanno preso l'abitudine, soprattutto quelle di fare il bagno in mare in tutte le stagioni, ma soprattutto d'inverno. Ecco allora che l'anno, il 2010, si è aperto per loro con un tuffo rigenerante nell'Adriatico, una corsetta di riscaldamento e via tra le acque tutt'altro che invitanti per un bagno, dicono loro, ritemprante e rigenerante. Un bel bagno augurale per iniziare l'anno, ma noi però apparteniamo al Viking Club, al club dei vichinghi, e siamo degli amanti del bagno d'inverno, per cui per noi tutti i giorni sono buoni, tutti i giorni dell'anno, soprattutto quelli freddi, per farci un bel tuffo rigeneratore. Un bel brindisi per festeggiare e salutare, pronti magari a ripetere l'esperienza già nei prossimi giorni. Cambia lo scenario, ma non lo spirito sportivo che ha animato un'altra manifestazione di questo Capodanno. Questa mattina i podisti del gruppo sportivo Pieralisi di Iesi ed altri appassionati hanno ripetuto quella che è diventata negli ultimi anni una loro tradizione. Sotto una pioggia battente si sono ritrovati per percorrere a modo loro, cioè correndo, le vie della città. A passo di allenamento, senza forzare, tra lo sguardo sorpreso ed incuriosito dei pochi passanti, hanno attraversato la città una volta tanto libera dal traffico. Ci godiamo la città, facciamo un giro nel centro storico attraverso il corso e le piazze e giriamo per tutta la città e veramente sgombra dal traffico, ci godiamo questa mattinata. Sono partiti dalla zona del polisportivo, poi il corso, la piazza della Repubblica, fino ad arrivare in un luogo particolare, il cimitero, dove il gruppo ha salutato due amici, Paolo e Libero, che purtroppo non ci sono più.